Buongiorno da Fabio Sebastiani, studio da Radio Rete Edicole per il consueto appuntamento con l'informazione. Noi apriamo il nostro giornale radio con le notizie dall'Europa perché c'è un'iniziativa del Parlamento europeo sul tema della guerra. In una risoluzione approvata con 386 voti a favore, 107 contrari e 198 astensioni, il Parlamento europeo ha chiesto all'alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini garantire il controllo delle esportazioni dell'Unione europea di armi e sottolineando la necessità di un'autorità di controllo e di un meccanismo sanzionatorio. I deputati esprimono allarme per la corsa agli armamenti a livello globale e criticano gli Stati membri per aver violato la posizione comune dell'Unione Europea sul controllo delle esportazioni di armi, che ne stabilisce le regole. Inoltre, solo 20 Stati membri del vecchio continente hanno fornito informazioni complete sulle armi vendute all'estero. L'Unione Europea, lo ricordiamo, è il secondo maggiore fornitore di armi nel mondo, dopo gli Stati Uniti e prima della Russia. Secondo i dati della Commissione, nel 2015 il Medio Oriente è stata la regione più importante di destinazione delle esportazioni delle armi. Parliamo sempre di guerra, ma spostiamoci nello scacchiere dell'estremo Oriente. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ieri si è riunito a New York per discutere della crisi che sta coinvolgendo la minoranza dei Rohingya nel Myanmar. Oltre 300.000 persone, secondo le stime delle Nazioni Unite, hanno dovuto lasciare i propri villaggi nel paese per le violenze scoppiate a fine agosto e vivono in grande precarietà. Ieri Robert Watkins, il coordinatore ONU in Bangladesh, ha avvertito che l'ondata di esuli non accenna ad arrestarsi e la Cina fa delle resistenze a quanto sta discutendo l'ONU. Il portavoce del Ministero degli Esteri ieri da Pechino ha lanciato un messaggio di sostegno al governo di Aung San Suu Kyi, criticato in questi giorni poiché giudicato troppo inerte rispetto alla crisi. Appoggiamo gli sforzi delle autorità birmane, hanno detto i cinesi, per preservare la stabilità nell'ovest del paese, e così dovrebbe fare anche la comunità internazionale per il bene del suo sviluppo nazionale. Oltre all'intervento umanitario annunciato lunedì dalla Malesia, anche il Qatar si sta mobilitando. Ieri la notizia di un accordo di cooperazione si è siglato tra il Qatar Charity e l'alto commissario ONU per i rifugiati, che consiste in $500.000 per finanziare 420 alloggi temporanei in Myanmar, nelle regioni dove si concentrano i Rohingya, che permetteranno di aiutare 2.100 persone per i prossimi 6 mesi. Lo ricordiamo, i Rohingya sono una comunità musulmana, appunto, in Estremo Oriente. Torniamo sul caso Regeni, perché il presidente di Amnesty International, Antonio Marchesi, nel giorno oggi del ritorno dell'ambasciatore italiano Cantini al Cairo, ha parlato di un controllo da parte della ONG ogni mese sulle novità che riguardano l'inchiesta sull'uccisione del ricercatore italiano. Il governo italiano si è assunto la responsabilità di far tornare l'ambasciatore al Cairo, dice Marchesi, in assenza di qualsiasi reale sviluppo sul piano delle indagini, e quindi ogni 14 del mese, a iniziare da 14 ottobre, quando saranno trascorsi i primi 30 giorni dal ritorno dell'ambasciatore, chiederemo al governo di far sapere quali passi avanti quella decisione avrà favorito e che cosa c'è di nuovo sul piano delle indagini. E passiamo alle notizie di politica interna, perché ieri c'è stato l'incontro sulle pensioni tra Poletti e i rappresentanti sindacali. C'è una prima apertura, ma molto molto prudente, da parte del governo alle richieste di CGIL, CISL e UIL, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento alle aspettative di vita per l'entrata in pensione. Ricordiamo che i sindacati avevano chiesto uno stop all'adeguamento perché progressivamente questo avrebbe allungato le finestre già nei prossimi anni. Dunque, la novità è che il governo sta vedendo la possibilità di un congelamento dell'aumento dell'età pensionabile a 67 anni dal 2019.
un tema delicato non solo per i costi della misura, circa 1,2 miliardi di euro, ma anche per il timore delle reazioni avverse da parte di Bruxelles e dei mercati a quella che potrebbe apparire come una crepa nella riforma che ha reso sostenibile il sistema pensionistico italiano, la famosa riforma Fornero. Il governo, d'altra parte, è consapevole che un intervento in questo senso ha un sostegno trasversale in Parlamento, visto che stiamo andando verso le elezioni, e quindi cerca di approfittare della situazione. Ma il vero criterio dirimente sarà appunto la legge di stabilità, quindi i soldi a disposizione nel bilancio dello Stato. La speranza è che a togliere le castagne dal fuoco possono essere i dati definitivi dell'Istat sull'andamento della speranza di vita, che verranno diffusi a metà ottobre. Uno scatto di 2 o 3 mesi invece di 5 potrebbe essere più facile da gestire. Non a caso il governo riconvocherà il tavolo sulle pensioni solo il mese prossimo, dopo il G7, dopo la nota di aggiornamento del DEF e forse dopo la diffusione delle stime dell'Istat. L'altra proposta dei sindacati riguarda le donne: uno sconto sull'età di pensionamento di un anno per ogni figlio con un massimo di 3 anni. Rimaniamo sempre in campo sindacale perché c'è un'interrogazione urgente al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna da parte di Mauro Pili, il deputato di Unidos, un partito autonomista appunto della Sardegna. Che cosa sta accadendo? Ci sono licenziamenti, gli ultimi probabilmente, nel bacino industriale di Ottana, che è un bacino industriale chimico, e quindi la chiusura definitiva della chimica nella Sardegna centrale. Secondo il deputato di Unidos, questo è il primo atto affinché il governo possa fare di quell'area l'area di deposito delle scorie nucleari. Per l'ex governatore sardo si tratta di un piano di desertificazione studiato a tavolino per lasciare sgombro il campo al progetto di deposito delle scorie radioattivo da nascondere con un parco pseudoscientifico e tecnologico. I dettagli del piano del governo sono sempre più evidenti, dice Pili: chiusura della centrale, chiusura della chimica, acquisto di aree immense da parte di Invitalia, che è una delle aziende che stanno gestendo la costruzione del deposito, opere di infrastrutturazione a partire da 2 milioni di euro di illuminazione a LED per una zona industriale ormai ridotta a deserto produttivo. Sulla decisione di reintrodurre l'uso degli smartphone nelle scuole, cambiamo argomento, fatto dalla ministra Fedeli nel corso di un'intervista a un quotidiano nei giorni scorsi, c'è il pronunciamento da parte del sindacato della scuola, l'FLCGL. Giusto immaginare un processo di educazione alle tecnologie, si legge nella nota del sindacato della scuola, anche legata al piano dell'innovazione delle scuole, ma essa deve coinvolgere quanto più possibile l'intera comunità scientifica ed educante. Invece si ha l'impressione che si sia partiti dalla fine. Prima introduciamo lo smartphone e le tecnologie e poi vediamo che uso farne, ammesso che sia possibile padroneggiarle del tutto, dice il sindacato. Fermiamoci tutti e ripartiamo da zero. Stiamo parlando della vita quotidiana di milioni di alunni e studenti, della loro relazione educativa e dell'impegno didattico di centinaia di migliaia di docenti, e facciamo con sobrietà le necessarie verifiche. E siamo all'ultima notizia, che riguarda il bancomat, o meglio l'introduzione del POS obbligatoria nel commercio. Ipotizzare delle multe per i commercianti che non si dotano del POS è una decisione inutilmente punitiva, lo dice Carlo Sangalli a margine della conferenza stampa di presentazione della nota sulle economie territoriali. Secondo i vertici di Confcommercio, le sanzioni non serviranno ad aiutare la moneta elettronica, che potrebbe avere più slancio se si pensasse ad un'ipotesi di riduzione dei costi. Diametralmente opposta alla posizione dell'Associazione dei Consumatori, l'Unione Nazionale dei Consumatori fa notare che in Italia purtroppo le leggi sono considerate dell'optional fino a che non verranno previste delle sanzioni, e ora si dia finalmente attuazione a quanto previsto fin dal 22 dicembre 2015 con la legge di stabilità 2016, ha detto Massimiliano Dona, che è appunto il presidente dell'Unione Nazionale dei Consumatori. Vedremo gli sviluppi di questa vicenda, ce ne siamo già occupati qui a Radio Rete Edicole cercando di approfondire l'argomento. Bene, allora termina qui il nostro appuntamento con le notizie. Noi tra poco, quindi dopo
la sigla di chiusura e un breve stacco musicale, avremo lo spazio dedicato alla scheda di presentazione della giornata di programmazione. A tra poco.